Ok ragazzi, torniamo a parlare di bonsai, pre-bonsai, di acquisti, quindi quale piante andare poi a comprare o raccogliere, come volete. Come non farsi fottere i soldi, perché molto spesso vedo persone che fanno budget, quindi ok, ci sta, però alla fine compra delle piante che fanno cagare, no? E mi dico, ma Dio buono, hai messo da parte 200-300 euro, sei pronto per partire, non sbagliare a fare l'acquisto, ok? Perché il neofita purtroppo molto spesso non ha le capacità per capire cosa sta comprando e molto spesso poi si ritrova a comprare piante mediocre lo stesso, più che altro perché è difficile anche trovare le piante buone effettivamente. Il mio consiglio ragazzi è sempre quello di andare a comprare piante o nei negozi però di qualità, costano un sacco di soldi quelle, ok? Perché ovviamente ci sono le tasse da pagare sopra, c'è l'IVA, cioè la pianta poi è stata comprata da un altro centro per portarla lì. Per quello poi il prezzo lievita, sono piante serie, costano tanto, però effettivamente c'è un perché, no? Perché anche il venditore deve guadagnarci. Oppure, seconda ipotesi, si va a comprare la pianta da un bonsaista. Quello secondo me è il top, perché si riesce a spendere un po' di meno, si può contrattare, si può fare uno scambio volendo. E molto spesso abbiamo già un materiale che è già in vaso bonsai, è già radicato bene, quindi già in terreno granulare che funziona bene. Secondo me è la scelta migliore da fare, comprare da altri bonsaisti. Problema qual è, ragazzi? Sui social, come avete visto nei vari gruppi, non c'è niente, niente. Quel niente molto spesso viene caricato, perché ovviamente poi se una persona non sa dove andare a parare, dove non sa comprare, si ritrova a scegliere fra la pianta meno brutta, ok? Non è la cosa da fare, ragazzi. Cercate sempre, prima di tutto, di comprare piante, come dico sempre, compatibili col vostro clima. Smettete di fare la collezione delle figurine, no? Di comprare quella, quella, quell'altra. No, se nel vostro clima stanno bene tre piante, puntate su quelle tre piante, punto e basta. Se comprate, ahimè, come sempre, un ficus con la roba lì nei negozietti, 10 euro, 20 euro. Ragazzi, andate in un vivaio normalissimo, vi comprate un acero tridente, quel cavolo che volete, un cipresso, spendete 10, 20, 30 euro, quindi spendete la stessa cifra, portate a casa una pianta su cui poter lavorare, ok? Poter fare qualcosa sopra. Questo perché ovviamente il ficus, ragazzi, fanno cagare, cioè le radici messe lì con due bastoni lì incollati sopra che non gli puoi cambiare inclinazione perché come li giri fanno cagare, ragazzi. A questo punto, siccome costano anche quelle 50 euro alla fine, andate come vedete in un vivaio, vi comprate un palo dritto, che però con 20 euro ce l'avete, iniziate a coltivare, iniziate a capire come funzionano le piante. Un'altra cosa fondamentale, vedo ancora troppe piante in vaso bonsai, cioè, come si fa a pensare di poter tirare su un qualcosa in un vaso così, ragazzi, che è come una piadina, cioè, ma ci siete o ci fate? Allargate! Cioè, il 90% delle volte il problema è dettato dal fatto che non ci sono le basi. Cioè, non è che la pianta sta male perché ha preso. Ma cosa ha preso? Cosa può prendere? Prende il Covid una pianta? Cioè, non prende niente. La pianta, se ha dei materiali di coltivazione che vanno bene, non prende mai niente. Cioè, io non gli ho mai fatto niente a queste piante. Non è che le ho dovute intubare o che cacchio ne so. Okay? Ah, tra l'altro, ve la faccio vedere bene. Questa è una bomba, ragazzi. Il discorso qual è? È ovvio che se andate in un vivaio, comprate una sierissa che già non va bene col vostro clima, sta in un vasino piccolino così, terzo, substrato fa cagare, quarto, sta già male quando la comprate, non è che arrivo io e mi salvo la vita, ragazzi. Avete comprato un cadavere che non funziona, lo lasciate lì. Quarto o quinto, non mi ricordo. Se poi per coltivare la pianta la mettete in Akadama, che l'Akadama è semplicemente riso in bianco, secondo me, cioè, no? È come il riso in bianco, dentro non c'è niente, niente ma niente. Anche lì, ragazzi, quello che poi andate a somministrare, se anche quello è niente, perché comprate il robino organico nel negozietto di fiducia, che non sono bonsaisti quelli, che ragazzi, questa è la verità. Vi ritrovate una pianta che magari sta bene, però fa così. Vi sta a guardare. Perché? Perché sono andato da mangiare da bene. Ciaone. Un'altra cosa, quando comprate la pianta nei negozietti vi dicono: ah, questa va bagnata una volta a settimana.
cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire, ragazzi? Cioè, ma voi avete provato a bere una volta a settimana? Cioè, l'altro giorno mi è arrivato un messaggio di uno. Allora, gli avevano detto di annaffiare la pianta una volta a settimana, di nebulizzarla tutte le sere, di tenerla in casa al caldo. Un altro addirittura tienila nel garage perché. Ma Dio mio, ma come fa a campare sta cazzo di pianta? Ma vi rendete conto che sono linee guida che non c'entrano niente con quello che va fatto? Comprate la pianta che funziona bene nel vostro clima, la tenete fuori, ok? Se arriva una gelata, e arriverà una gelata, Dio mio, cioè se la temperatura va a meno 1, meno 2, ma chi se ne frega, ma starà lì sta pianta, non so, non è che muore, no? Ovvio, se fa a meno 20. Allora è un altro discorso ancora, però lo dico sempre, se va a meno 2, meno 3, se durante la giornata poi ritorna a 0, 1 grado, meno 1, non prendetevi quella paura perché vedete che la pianta inizia a congelare un po' il pane radicale, ma chi se ne frega, io ho le piante che stanno lì da 15 anni, 20 anni, che sto tutte lì di fuori, non ho mai fatto niente. Anzi, proprio perché non faccio niente che sta bene. Cioè, quello dovete capire. Se iniziate già a fare impostazioni, ah, devo fare rinvaso. Ragazzi, partite col piede sbagliato. È finita, è finita. Spendete poco all'inizio, comprate materiali che funzionano e che vanno bene per l'obiettivo che avete. Okay? L'obiettivo è sempre quello, ragazzi, far sì che la pianta funzioni al massimo delle sue potenzialità. Ovviamente. C'è un divario fra un substrato specifico fatto apposta per una pianta che deve pompare e la cadama che è il medioevo, secondo me. Ovviamente la cadama può andare bene se avete una pianta che è finita, vaso bonsai, però dovete annaffiare il triplo, ok? Questa è la verità. Cercate di capire che certe cose nascono con l'obiettivo di avere dei risultati, ok? Punto e basta. Il resto, ragazzi, sono teorie portate avanti anni e anni e anni. Da gente che pensava di fare bonsai, si confronta sui social, fanno gara chi ha la piantina più bella e poi ci sono i professionisti che cacciano fuori una bomba ogni tanto e boom, e crolla tutto quel mondo lì. Vi ripeto, ragazzi, comprate una pianta che sta bene al vostro clima, comprate la pianta che è già sana, non comprate una pianta che sta morendo, ma chi ve lo fa fare, no? Substrato specifico. Con cima bomba vedrete che nel giro di 2-3 anni, ragazzi, la pianta cambia da così a così. Non ci vogliono 20-30 anni. 20-30 anni, sì, ci vogliono se avete una piantina che funziona sì e no, o se continuate con la teoria della pianta che deve vegetare poco perché deve stare lì. Lì ci vogliono 30 anni sicuro, e ogni anno vedrete che anche la pianta d'inverno vi scarta tutti i rami perché non li ha maturati bene, ne ha fatti pochi, ha fatto delle foglioline. È sempre lì e metà che va e non va, tutte le volte e torna indietro, torna indietro. L'obiettivo è far uscire parecchio, rinforzare, tornare indietro, consolidare, poi uscire di nuovo. Cercate di prendere la strada che funziona da subito, spendete il giusto, prendete tutto quello che vi serve subito e avrete meno pugnette possibili, ok? Chi vi dà i consigli sui social e non fa vedere i risultati, ragazzi, decidete voi da che parte stare. Il problema qual è? Non si può andare dietro alle persone perché vi stanno simpatiche. Bisogna andare dietro alle persone e quindi copiare quello che fanno le persone di successo, quelli che funzionano, che hanno delle piante della Madonna, ok? Questo deve essere il parametro che vi fa capire che avete preso la strada giusta. Il resto sono chiacchiere da bar, convinzioni portate avanti. È gente che vuole semplicemente alzare la voce, poi alla fine non c'è mai il risultato, ok? A bomba, mi raccomando, auguri di buon anno di nuovo, state bene, ok ragazzi, ciao a tutti.